Lo sapevate che chi è allergico alle betulle è allergico anche alla mela e al sedano? E chi soffre le grabinacee sarebbe meglio non mangiasse il melone? Queste alcune delle informazioni per chi è affetto da patologie allergiche che con la primavera si fanno sentire molto di più rispetto al resto dell'anno. Ci sono alcuni alimenti che sono in grado di dare dei problemi a chi è allergico ai polline. Dicevamo, accennavamo prima, quindi chi è allergico alla betulla ha classicamente dei problemi con la mela, soprattutto con la buccia della mela, ma anche con la pesca, anche con il sedano, anche con numerosi alimenti vegetali e verdure che crociano. Chi è allergico alle graminacee ha problemi con il melone, l'anguria e una serie di altri, l'arancio e una serie di altri alimenti. Chi ha il nocciolo può avere problemi ovviamente mangiando le nocciole. Le arachidi sono spesso crociate con tutto questo, la frutta secca è quella che dà le reazioni più importanti soprattutto nei bambini, quindi bisogna stare attenti anche se uno è ghiotto di arachidi. L'ARPA del Veneto sta monitorando costantemente la presenza dei pollini nell'aria e le spore fungine che provocano allergie attraverso delle vere e proprie stazioni captaspore presenti sull'intero territorio. Informazioni utili si possono trovare all'interno del sito dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale. Per i più allergici non rimangono che i vaccini, che purtroppo in Veneto, a differenza del Friuli Venezia Giulia, sono quasi tutti a pagamento. Non c'è nessun rimborso per chi fa il vaccino, mentre nelle regioni vicine, in una maniera o nell'altra, c'è un contributo in alcuni casi totale, in alcuni casi 50%, in alcuni casi per i soggetti asmatici, che sono quelli che hanno la patologia più importante. I vaccini costano da partire dai 350 euro l'anno, ma in alcuni casi si arriva ai 600 euro l'anno, non perché siano praticamente buoni, ma perché sono facili da prendere. Ecco. Non è che siano più buoni degli altri, è che avendo un vaccino che uno può farsi in casa, per via sottolinguale, quindi molto più comodo che andare dal medico almeno una volta alla settimana a farsi una puntura che non tutti gradiscono, ovviamente anche la tecnologia per fare tutto questo ha un costo.